Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di italiano. Nel video di oggi voglio insegnarvi una serie di vocaboli, di oggetti, molto usati in tutto il mondo e qui vi voglio elencare così che sono vocaboli in più per il vostro italiano. Oggi parlerò delle posate. Queste sono le posate. Allora, perché si chiamano posate? Le posate sono questi oggetti che si mettono sul tavolo e per indicare dove devono sedersi i commensali. I commensali sono le persone che si siedono a tavola per mangiare. Ecco perché si chiamano posate. Segnano il posto dove si siedono i commensali e sono appoggiate sulla tavola. Vediamo insieme i nomi di queste posate. Le posate sono tutti e quattro questi oggetti che vi presento. Andiamo a vedere uno per uno. Partiamo con la forchetta. Questa è la forchetta. Forchetta, con la forchetta si mangiano i cibi solidi, carne, pesce, pasta, verdura, eccetera. Poi abbiamo il cucchiaio, cucchiaio grande. Con il cucchiaio mangiamo i cibi liquidi, la minestra, la zuppa, il brodo, cucchiaio grande. Poi abbiamo il cucchiaio piccolo, detto anche cucchiaino. Con il cucchiaino noi usiamo questo oggetto per mescolare lo zucchero dentro le bevande, quindi nel tè, nel latte, nel caffè, ma lo usiamo anche per mangiare i dolci che sono proprio detti dolci al cucchiaio. Quali sono questi dolci? Il dolce più famoso, il tiramisù, ma abbiamo anche la crema catalana, il profiterol o la panna cotta, o ma anche lo yogurt e i gelati in coppetta. E poi per ultimo abbiamo il coltello. Coltello che serve per tagliare i cibi solidi, quindi coltello che taglia la carne, il pesce, le uova. Vediamo adesso insieme delle frasi, due frasi per ogni oggetto, così che possiate già iniziare ad usare le nuove parole all'interno delle frasi. Partiamo con la forchetta. Primo esempio. Mi prendi la forchetta, per favore? La forchetta mi serve per arrotolare gli spaghetti. Arrotolare vuol dire farli raccoglierli in modo circolare dal piatto. Con la parola coltello, primo esempio. Il coltello è molto tagliente. Tagliente è un aggettivo e significa che taglia molto. Uso il coltello per tagliare questa porzioni di pesce. La parola cucchiaio. Oggi mangiamo la minestra, quindi dobbiamo mettere in tavola il cucchiaio. Il mio cucchiaio è nel cassetto delle posate. L'ultima con la parola cucchiaino. Prendi i cucchiaini che arriva il dolce.
Mi serve il cucchiaino per mescolare lo zucchero nel caffè. Grazie. Ecco qui. Questo era un video semplice e veloce per voi, soprattutto per il vostro italiano. Riguardate questo video con gli esempi, provate a leggere gli esempi, io vi scriverò i sottotitoli, ma sono scritti anche qui sotto. Se attivate i sottotitoli, parlo lentamente, così è più semplice per voi comprendere quello che dico. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, lasciate un mi piace, condividete il canale con persone che stanno imparando o vogliono migliorare questa lingua. Noi, come sempre, ci vediamo nella prossima lezione. Ciao a tutti e grazie.